Scrivi l'equazione della circonferenza circoscritta al triangolo di vertici A di coordinate 9 meno 1, B di coordinate 1, 5 e C di coordinate 10, 2. Tracciate le tangenti alla circonferenza nei punti A, B, C e detti D ed E i loro punti di intersezione. Trova il perimetro e l'area del quadrilatero ABDE formato dalle tangenti e dal segmento AB. Problema anche questo interessante, facile, ma anche questo un pochino lungo. Allora, se volete disegnatevi il triangolo, lo faccio. Allora, vediamo un attimo i vertici. 10, 2, 1, 5, 9, 1. Quindi diciamo che quando è così conviene, diciamo, fare il segnale se positivo della C sia un pochino più grande, visto che vedo misure tipo 9, 10. E vedo poi le ordinate sono meno 1, 5, 2, quindi ci stiamo. Allora, cominciamo dal punto A. Il punto A ci dicono avere coordinate 9 meno 1, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quindi diciamo che A è questo qui. Il punto B è 1, 5, molto più umano. 1, 2, 3, 4 e 5, quello è il punto B. Il punto C, 10, 2, quindi è un punto che sta, diciamo, qua. E quindi A. Vediamo se riesco a fare qualcosa di decente. B in un brutto triangolo. Un brutto triangolo è una parola grossa. Dunque, perché intanto lo disegniamo sempre con riga e squadra, magari è meglio del mio. Questa è A, ripeto, B, A, B e C. Va bene? Da quello che vedo, potremmo verificare se eventualmente sia rettangolo. Sembrerebbe rettangolo in A, potrebbe essere, quindi di cateti AC e AB ipotenusa BC. Non ne sono sicuro, però io non lo so, lo vogliamo verificare. Semplicemente calcoliamo i coefficienti angolari della retta contenente il segmento AC e della retta contenente il segmento AB. Qualora fossero l'uno l'antireciproco dell'altro, potremmo dire che è triangolo rettangolo, perché se è triangolo rettangolo, visto che ci parlano di circonferenza circoscritta, in questo caso il diametro di quella circonferenza circoscritta al triangolo ABC, rettangolo in A eventualmente, è proprio l'ipotenusa BC, e quindi il centro è il punto medio di BC. Distanza del punto medio da uno dei tre punti, abbiamo anche il raggio, è molto più semplice, se no bisogna fare il sistema di tre equazioni, tre incognite in A, B e C. Vediamo. Calcoliamo M di AC, che ve lo ricordo è Y di C meno y di A, è un tentativo quello che sto facendo, non lo so, non l'ho risolto. Calcoliamo anche poi m di AB è y di B meno y di A fratto x di B meno x di A. Ricordate, ragazzi, queste cose si possono sempre provare, tanto non è una perdita di tempo. Y di C è 2, meno 1, 2 più 1, 3, 2 meno meno 1 sarebbe. X di C è 10, meno 9, 1. 3 è questo, se questo viene meno un terzo siamo a cavallo, vediamo. Y di B 5, meno 1 è un 6, x di B è 1, purtroppo mi sa di no, 1 meno 9, meno 8, no? Meno 6 ottavi, è un meno 3 quarti, no? Vogliamo provare con quest'altro, con M di, dobbiamo calcolare anche M di BC? Ma non credo che Y di C meno Y di B fratto X di C meno x di b, ovvero 2 meno 5 è 1 meno 3, 10 meno 1 è 9. Però guardate un po', invece l'abbiamo fatta, perché meno 3 è 9 e meno 1 terzo. Guardate che questo è l'angolo retto. Ah, fantastico. È un triangolo rettangolo in C, vuol dire che AC e BC sono i cateti, AB è l'ipotenusa. Vedete? Ci è servita questa verifica. Vi giuro che non l'avevo fatto prima, quindi poteva anche non andare bene la verifica. Quindi, mentre butto il vecchio cancellino che mi ha sporcato tutta la lavagna, quindi vuol dire che non c'è bisogno di fare x quadro più y quadro più ax più by più c uguale a 0, equazione cartesiana della circonferenza, e imporre il passaggio per i tre punti, ma visto che altrimenti avremmo dovuto risolvere un sistema nelle tre equazioni e nelle tre incognite a b e c. Possiamo dire che siccome l'ipotenusa è a b,
Il punto medio di AB, M di AB, è il centro della mia circonferenza, che chiameremo K però, perché altrimenti, oppure M di AB. M di AB è il centro della circonferenza circoscritta al triangolo rettangolo in CACB, dove M di AB è ascissa di A più ascissa di B, 9 più 1, 10, diviso 2, 5, ordinata di A più ordinata di B, diviso 2, 5 per 1, 4, diviso 2, 2. 5, 2 sono le coordinate del centro della circonferenza circoscritta al triangolo ABC. Chi è il raggio? Beh, il raggio è ad esempio la distanza di M da C. Il raggio è MC. O anche distanza di M da B o anche distanza, ripeto, di M da A. No? MC hanno la stessa ordinata, quindi basta fare la differenza fra le rispettive ascisse. Il raggio, vi faccio notare, è 5. 10 meno 5, modulo di 5 è 5. X meno alfa al quadrato più Y meno beta al quadrato uguale... R al quadrato è l'equazione cartesiana della circonferenza passata avente centro 5, 2 e raggio 5. Tra il modo cancelliamo e quindi la circonferenza che possiamo indicarla con gamma, quella circoscritta di triangolo rettangolo ABC in C, vale x meno 5 al quadrato più y meno 2 al quadrato uguale 25 che sarebbe R quadro. Ovvero sicuramente sviluppiamo i due quadrati, x quadro più y quadro. Scriviamo qui poi i due doppi prodotti. Questo è meno 10x, questo è meno 4y. Va bene? 25 più 4 fa 29, 29 meno 25 è 4. Eccola l'equazione cartesiana della circonferenza circoscritta al triangolo di vertici ABC che è x quadro più y quadro meno 10x meno 4y più 4 uguale 0. Circonferenza, ripeto, di centro 5, 2 e raggio 5. Bene. Io applicherei a questo punto andrei di sdoppiamento perché ci chiedono le equazioni, ci chiedono traccia le tangenti alla circonferenza dei punti A, B e C. Visto che A, B e C sono tre punti che ovviamente appartengono alla circonferenza, possiamo applicare la cosiddetta formula dello sdoppiamento per tutte e tre, che è troppo lungo. X con 0 più y con 0 più A che moltiplica x più y con 0 diviso 2 più B che moltiplica y più y con 0 diviso 2 più c uguale 0. Se non sbaglio, se non erro, è questa. Tre volte applicheremo questa formula, avremo tre tangenti. Tangente in A, t con A la chiamiamo ad esempio, t con 1, tangente in A. Allora, A ha coordinate 9, meno 1, quindi x con 0 e y con 0 sono rispettivamente 9, meno 1. A, B e C sono i coefficienti della circonferenza, sono meno 10, meno 4, 4. X con 0 è un 9x. Y con 0 è un meno y più a che moltiplica, quindi meno 10 che è a, che moltiplica x più 9 tutto diviso 2 più b che è un meno 4 che moltiplica y meno 1 tutto diviso 2, sì, più c che è appunto un più 4 uguale 0. Allora, qua si semplificano, 10 mezzi è un 5. 4 mezzi e un 2, abbiamo un 9x meno y, meno 5 per x è un meno 5x, meno 5 per più 9 è un meno 45, meno 2 per y, meno 2 per meno 1 è un più 2, più 4 uguale 0. Allora abbiamo che 9x più 5x è un 4x, meno y, meno 2y è un meno 3y, 2 più 4, 6, meno 45 più 6 è un più, addirittura è un meno 39. Quindi 4x meno 3y meno 39 uguale 0 rappresenta l'equazione cartesiana in forma implicita della prima delle tre tangenti, quella nel punto A, alla circonferenza gamma. Scriviamo a questo punto t con 2, circonferenza in B. Riapplichiamo quella formula dove questa volta A, B e C sono sempre rispettivamente meno 10, meno 4 e 4, ma cambiano le coordinate x con 0 e y con 0 che sono le coordinate del punto B. In questo caso sono, ve lo ricordo, 1 e 5. Quindi abbiamo 1 per x, quindi x più 5 per y, 5y nuovamente meno 10 che moltiplica x più 1 tutto fratto 2 meno 4 che moltiplica y più 5 tutto fratto 2 più 4 uguale 0. Anche qui nuovamente meno 10 mezzi è meno 5, meno 4 mezzi è meno 2. Quindi otteniamo un x molto più veloce così, x più 5y meno 5 per x più 1 meno 5x meno 5
meno 2 per y più 5 meno 2y meno 10 più 4 uguale a 0, visto che x meno 5x è un meno 4x, 5y meno 2y è un più 3y. I termini noti sono un meno 5 meno 10 che fa meno 15 più 4 è un meno 11. E conseguentemente, cambiando di segno, quindi moltiplicando per meno 1 entrambi i membri, 4x meno 3y più 11 uguale 0, 4x meno 3y più 11 uguale 0 e l'equazione della seconda tangente è quella in B alla circonferenza gamma. Infine, t con 3, tangente in C. Vedete che lo sdoppiamento è una formula che può servire in questi casi. Io l'avrei fatto così. Nuovamente, stavolta sono sempre ABC, sono sempre meno 10, meno 4 e 4, cambiano x con 0 e y con 0, che sono questa volta le coordinate di C, 10, 2. Quindi abbiamo un 10x più 2y, nuovamente, meno 10 che moltiplica x più 10 mezzi, meno 4 che moltiplica y più 2 mezzi, più C più 4 uguale a 0. E quindi di nuovo 10x più 2y meno 5x meno 50, perché meno 10 mezzi è un meno 5, meno 4 mezzi, di nuovo meno 2, meno 2y meno 4, poi siamo in conti, più 4 uguale 0, se ne vanno 4 meno 4, 10x meno 5x è sicuramente un 5x, se ne vanno anche 2y meno 2y, ci viene fuori un 10x meno 50, 10 viene fuori un 5x uguale 50, ovvero un x uguale 50 quinti, x uguale 10 è l'equazione della terza tangente, quella in C, x meno 10 uguale 0, oppure x se volete uguale 10, che vi ricordo essere una retta verticale passante per il punto 10, 0. Ci chiedono poi, non solo, ci chiedono anche i loro punti di intersezione, quindi dobbiamo intersecare a due quelle rette. Abbiamo già trovato quindi le tre tangenti, grazie alla formula dello sdoppiamento, che sia lodata, se dire in questo caso. Allora, intersechiamo t con 1 con t con 3, quindi intersechiamo 4x meno 3y, anzi andiamo a fare subito così, ci togliamo il dente, quello più doloroso, intersechiamo t con 1 t con t con 2, intersechiamo 4x meno 3y meno 39 uguale a 0 con 4x meno 3y, e questa diventa, come potete vedere, non ha un'intersezione, perché chiaramente capite che non si intersecano queste, sono chiaramente rette parallele. Quindi è inutile farlo, quindi intersechiamo 4x meno 3y meno 39 uguale 0 con x uguale 10 e risolviamo per sostituzione. Poi intersechiamo l'altra, t con 2, ovvero 4x meno 3y più 11 uguale 0, sono due rette parallele, quindi non possono essere incidenti, non si intersecano, si intersecano solamente t con 1 con t con 3 e t con 2 con t con 3, nei punti che il testo ci indica con E e D, no? Perché ci parlano di... nei loro punti detti di E, i loro punti di intersezione. Risolviamo in entrambi i casi con sostituzione la scissa di, quindi scriveremo qui il punto D, che già possiamo dire ha ascissa 10, vediamo che è ordinata, così come il punto E avrà anche in questo caso nuovamente ascissa 10 e vediamo quale ordinata. Dunque, se x è 10 viene un 40 meno 39 che è un 19, viene un y uguale, possiamo fare a mente, no? Viene un... dunque, vediamo un attimo, facciamo bene i conti, viene 40, no, 40, y uguale un terzo, quindi 10 e un terzo sono le coordinate di D. Se mettiamo 10 qui viene 40 più 10 che fa 51, 51 diviso 3 è 17, quindi è 10 e 17 sono le coordinate del punto E, o viceversa, non so come lo volete indicare, dobbiamo indicare magari, diciamo che questo è D, sì, D e E, va bene, no? So, non so se, poi vediamo, magari le invertiamo, 10 un terzo, 10, 17, dunque manca solamente la parte finale del problema, no? Problema molto interessante, ecco, cancellato, bravo Marcello, lasciamo le tangenti, ci potrebbero servire, t con 2 4x, meno 3y, boh, chi se lo ricorda più, meno più 11 uguale 0. Dunque, il problema ci dice questo: ci dice che trova il perimetro dell'area del quadrilatero ABDE formato dalle tangenti e dal segmento AB. Dunque, intanto ci formiamo il segmento AB. AB chi è? È la distanza di A da B. AB vi ricordo che A è 9 meno 1, B è 1,5.
Formula classica della distanza, andiamo a calcolarci il segmento AB, che poi il segmento AB potremmo calcolarci la retta che passa per AB, disegnarla e poi ci andiamo a vedere il segmento che la contiene, no? Allora, AB vale 9 meno 8 che al quadrato fa 64, C meno 1 meno 5 fa meno 6 che al quadrato fa 36, viene un AB uguale 10 perché viene radice di 100 che è 10, AB è 10, su questo non ci piove e quindi disegniamoci il nostro quadrilatero. Allora, vediamo che se è un quadrilatero facile, noto oppure no, non lo sappiamo, non lo so, sono curioso anch'io, siete curiosi, immagino quanto, quanta curiosità avrete. Allora, A, dunque quadrilatero, ripeto, è, lo scrivo qua, ABDE, ABDE, allora A è 9 meno 1, che tra l'altro avevo già tracciato prima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ecco A. B, B è 1, 5, anche questo prima l'ho fatto, 1, 2, 3, 4 e 5, eccolo B. Quindi a B lo ritracciamo. Facciamoci un segno della croce, ecco a B, a B. D è 10 un terzo. Beh, 10 qui, quindi addirittura viene fuori a B di E. Vabbè, adesso vediamo se, mentre invece E è 10 e 17, quindi sta più in alto, no? E beh, 1, ma no, questo è 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dai, facciamo stare lassù, dai, incredibile, non ci arriviamo a 17 ragazzi, è impossibile, no? Dobbiamo addirittura allungare la camera. A, B, vabbè, diciamo che è una cosa del genere, dai. Ecco, mi sa di trapezio questa cosa qua, vedete? Facciamo che invertiamo, questo lo chiamiamo D, 10, 17, e questo lo chiamiamo E, va bene? Quindi E è 10 un terzo, D è 10, 17, A, B, D, E, ecco, va bene? Ok. Siccome senza dubbio AE è parallelo a BD, questo è un trapezio, non ci sono salti. Se fate i conti, BD, se calcoliamo i coefficienti angolari, guardate, MDBD è YDD meno YDB fratto XDD meno XDB, ovvero 17 YDD meno 5 che è un 12 fratto XDD 10 meno 1 9 4 terzi 12 noni meno 3 quarti, scusa, 4 terzi deve essere anche MDAE, calcoliamo MDAE, guardate nuovamente YDE meno YDA fratto XDE meno XDA. Allora, YDE è un terzo. Più 1 diviso 10 meno 9 è 1, guardate. Un terzo più 1 è 4 terzi, 4 terzi fratto 1 è 4 terzi. Hanno lo stesso coefficiente angolare, le rette contenenti i segmenti AE e BD. Quindi, essendo paralleli i segmenti BD e AE, possiamo affermare che ABDE è un trapezio. Quindi, possiamo tranquillamente pensare a calcolare l'altezza, non so, per esempio EH, no? EH, possiamo fare la distanza punto retta, per esempio, no? distanza del punto E dalla retta contenente la base AD, la base BD maggiore, no? E la retta BD la possiamo trovare, per esempio, no? Possiamo scrivere l'equazione della retta che passa per i punti B e D per l'altezza. Poi calcoliamo facilmente il perimetro reale. Dunque, la retta BD
R di BD, ovvero la rete contenente la base di segreto BD, che tra l'altro, dunque, M di BD, l'abbiamo già calcolato, è 4 terzi. Conosciamo il quoziente angolare, basta un punto che può essere o B o D, quindi ad esempio, non so, punto B sarà Y meno l'ordinata di B, quindi Y meno 5 uguale 4 terzi, che moltiplica X meno l'ascissa di B, X meno 1. Dunque, me la scrivere in forma implicita, quindi teniamo un y meno 5 uguale un 4 terzi x meno 4 terzi. Moltiplicando per 3 tutto quanto, teniamo un 3y meno 15 uguale 4x meno 4. Portiamo 3y meno 15 a destra. La retta BD, pertanto, in forma implicita, perché applicheremo la formula della distanza punto retta, è un 4x meno 3y, che poi già la conoscevamo in realtà, ragazzi, più 11 uguale 0. Io non ho disegnato, ma era la tangente. E quindi, quella è in pratica t con 2 la retta. Ovviamente, stupidamente, non me ne sono accorto. Ho dimenticato la prima parte del problema. Ma comunque non ci mettiamo niente a calcolarlo, qualora uno se ne accorga. A questo punto, EH, è questo, quindi, è distanza di E dalla retta t con 2, che è BD BD. Quindi è il modulo di ax con 0 più by con 0 più c fratto la radice di a più b quadro. Faccio notare che a, attenzione, è 4, b è meno 3, c è 11, x con 0 più 1 sono le coordinate del punto E, che è 10 e 1 terzo, quindi 10 per 4 è 40, poi abbiamo meno 3 per 1 terzo è meno 1, più 11 in modulo diviso la radice di a quadro più b quadro, che è la radice di 16 più 9, la radice di 5 è un 5. 40 meno 1 fa 39. Se fai 39 più 11 viene proprio un 50. Modulo 50 è 50, 50 quinti è 10. L'altezza è proprio 10. Quindi queste è h è 10. Così per l'area sarà più facile, base maggiore più base minore, per l'altezza diviso 2. Calcoliamo perimetro e area e abbiamo terminato. Spazio. Allora, perimetro è 2P, è sicuramente una AB più BD più DE più EA. Dunque, AB ce l'abbiamo e AB è 10. E tra l'altro era anche l'altezza 10, potevamo tranquillamente evitarlo di farlo. Dunque BD, vediamo chi è. Beh, BD sarà la distanza di B da D, facciamolo velocemente, mi sembra un 15, può essere. BD è radice di 1, viene un 9,81, 1 meno 10 che fa meno 9 è 4,81, 16 è 144. Viene proprio un 225, la radice di 225 è un 15, quindi BD è 15. Calcoliamo anche DE, basta fare un terzo meno 17 in modulo, 50 terzi, hanno la stessa ascissa DE, e infine EA è, facciamolo. Radice di 10 meno 9 è 1, 41, 1 terzo più 1 4 terzi, che fa un 16 noni al quadrato, no? E quindi è un 25 noni sotto radice, che è un 5 terzi. 5 terzi è un e a ah, se facciamo i conti, quello è un 10 più 15 che fa 25. Se fate i conti, ci viene proprio come nel testo. Il perimetro è un 130 e terzi. Conti banali da scuola media, insomma. L'area invece di ABDE è base maggiore BD più base minore EA per altezza, che poi è AB, ovvero è H, ma che poi è AB, tutto diviso 2. Allora, BD è un 15 più EA, che è un 5 terzi, per H, che è un 10, tutto diviso 2, a 10 mezzi è 5, dobbiamo fare un 5 che moltiplica 15 più 5 terzi,
Ma 15 più 5 terzi è un 70 terzi. E se fate 70 terzi, no? Perché non mi sono sbagliato, credo di no. Qui sì. 45, no, ho detto male. Questo è 45. 5, 50 terzi è un 250 terzi in tutto. 250 terzi è l'area, 130 terzi è il perimetro. Risolto anche questo problema.